Pensando a questa cosa, che secondo me, questa cosa che io adesso sto riportando in fashion dell'addizione, dei raddoppiamenti e cosa, che è andata completamente persa per un sacco di tempo, anche sostituita dai dischi, quando l'italiano era una lingua letteraria e una lingua colta, alla corte di Maria Teresa d'Austria si parlava italiano, lei con le sue figlie parlava italiano, tutte le Marie, figlie di Maria Teresa d'Austria, parlavano italiano perché la mamma le faceva parlare italiano. Io sono convinta, non ho ancora fatto delle ricerche, ma sono convinta che se le farò, troverò, in tempi in cui non c'era modo di sentire una lingua straniera parlata, magari c'avevano sicuramente l'insegnante madrelingua lì, ma in tempi, figli della metrica latina, in cui non c'era ancora il modo di sentire una lingua parlata direttamente in una registrazione, in una cosa, secondo me ci dovevano essere delle regole di dizione sempre rispettate in base alle quali i librettisti scrivevano. Cioè, io credo che prima dell'avvento del disco la dizione avesse delle regole note e stabilite proprio per unificare questa lingua parlata che era parlata in modo così diverso nello stivale. Io sono convinta di aver riscoperto un'arte che esisteva in tempi non sospetti, quella del raddoppiamento fonosintattico, delle cose, cioè tante cose, secondo me erano molto più teorizzate allora che ora. Io ne sono convinta perché lo vedo nelle partiture, cioè quelle certe cose, certe allitterazioni nelle partiture non possono essere casuali. Se non fai il raddoppiamento sintattico, non le ottieni, quello stesso bilanciamento del verso non lo ottieni. Quindi io sono convinta che ci fossero delle regole di dizione piuttosto ferree già sicuramente agli albori dell'opera e non so neanche se fossero del tutto lasciate al caso, insomma, perché poi si sapeva che l'italiano si parlava in modo diverso a seconda di dove venivi, ma sembra che a prescindere dall'origine geografica del librettista, ci siano l'abate Varesco, non so, il librettista di Domeneo, non era proprio italiano, parlava l'italiano solo come lingua letteraria e se tu senti la scienza che c'è in Idomeneo quanto ad allitterazioni e raddoppiamenti sono fonosintattici, cioè non può essere una cosa casuale. Io sono convinta che le regole della dizione italiana, proprio essendo l'italiano una lingua squisitamente letteraria e ricreativa, diciamo così, creativa e ricreativa, erano ben stabilite, perché lo capisco da come scrivevano i librettisti. E a questa cosa io veramente facendo sto lavoro sillaba per sillaba come l'ho fatto negli ultimi 10 anni, sento di aver avuto un accesso privilegiato, nel senso forse poche persone come me facendo il lavoro come l'ho fatto io con i cantanti stranieri negli ultimi 10 anni hanno avuto veramente modo di vederla nel materiale questa cosa. Cioè l'abate Varesco che era madrelingua tedesco non era nemmeno madrelingua italiano. Parlava l'italiano solo come lingua letteraria, come lo parlava Maria Teresa, usa in maniera scientifica allitterazioni, raddoppiamenti, assimilazioni nel libretto di Idomeneo. Ci dovevano essere delle regole conosciute, che poi sono andate perse proprio quando l'italiano paradossalmente si è iniziato a dare più per scontato, dopo l'Unità d'Italia e poi con l'avvento dei dischi, eccetera. Ma secondo me prima c'erano e si rispettavano pure. Ecco, ho messo a verbale questa. Sì, cioè oggi noi la diamo per scontata, però se tu pensi che da ponte, come lo chiamerebbero in Toscana, era veneto, e i veneti non è che non dicono le doppie, le cambiano proprio. Cioè che un veneto dice cavei, non dice neanche capelli, non dice neanche capelli, dice proprio cavei. Se tu leggi Goldoni, lo capisci come parlavano il Veneto in Veneto. Pri Sì, ai ma avevano tempi, chiara percezione del Veneto di Goldoni e ma dell'italiano, per avere questa chiara chiara percezione in un percezione. tempo in cui non esisteva la registrazione, ci dovevano essere delle regole. Forse proprio perché venivano dal latino si rendevano più conto. Cioè, l'altro giorno stavo insegnando un madrigale di Luzzasco ad un'allieva nuova e quindi cioè, le facevo proprio vedere, vedi perché raddoppiamo dopo e perché c'era et di diventa ed. O veniva spontaneamente proprio dal fatto che il latino era più recente, oppure c'erano delle regole di dizione che proprio perché l'italiano era una lingua solo letteraria dovevano essere conclamate e molto più utilizzate di quanto non siano poi diventate in seguito. Chissà se c'era anche un manuale, mi informerò, però ripeto, dai libretti si capisce perché
Altrimenti Da Ponte, che per sua natura parlava un italiano veneto, non avrebbe scritto quello che ha scritto, perché il veneto non si parlava così, si parlava del resto come si parla adesso, e casomai avessimo dei dubbi leggiamo Goldoni e lo sappiamo. Quindi ci dovevano essere delle regole, degli standard, insomma. Certo, e anche la più recente, oppure c'erano delle regole di dizione che, proprio perché l'italiano è una lingua solo letteraria, dovevano essere conclamate e molto più utilizzate di quanto non siano poi diventate in seguito. Chissà se c'era anche un manuale, mi informerò, però ripeto, dai libretti si capisce, perché altrimenti Da Ponte, che per sua natura parlava un italiano veneto, non avrebbe scritto quello che ha scritto, perché il veneto non si parlava così, si parlava del resto come si parla adesso, e casomai avessimo dei dubbi leggiamo Goldoni e lo sappiamo. Quindi ci dovevano essere delle regole, degli standard, insomma. Certo, e anche...